Io il primo lavoro, dopo che ho smesso di andare a scuola, sono venuto a lavorare al calzaturificio Soldini. Come meccanico, io ho sempre fatto manutenzione e riparazione di macchine. E dopo di lì ho imparato anche a fare le scarpe. Questa, la scarpa, viene montata con una macchina che si chiama premonta. Poi viene di dietro chiusa la boetta, che in germine noto si chiama calcagnata, dove va il calcagno, va bene? E poi viene cucita con una macchina che si chiama cuciguardolo. Viene cucita, si vede? Tutto a giro giro, viene messo questa striscia di cuoio che si chiama guardolo. E questa era più o meno la scarpa. I nostri vecchi, io vicino a casa mia c'avevo un calzolaio, che poi il figlio aveva al mio tempo, si era sempre insieme, e vedevo quando cuciva queste scarpe, allora con la lesina, pontriolo la lesina, e cucivano con lo spago impeciato, facevano questa cucitura. Fatta questa cucitura, qui va messo il riempimento naturalmente, veniva messa la suola o l'intersuola, come io ho portato qui, veniva messa l'intersuola, che era qui, e veniva cucita anche questa mano, si vede, sì? Veniva cucita a mano dal calzolaio, oggi sono macchine che in pochi secondi la cuciono, veniva fatta questa cucitura. Poi questo tipo qui non veniva inchiodata di dietro, questo tipo qui viene inchiodata con una macchina, perché sennò verrebbe via. E dopo di questo, sempre incollandola, viene messo la suola. Ecco, questa è una scarpa suolata, poi viene fresata, questo è un lavoro che va fatto manualmente, viene fresata con una macchina e poi viene dato la carta vetro con una vetra tacchi, con una macchina che c'è una carta che gira e gli viene, e poi c'è la rifinitura, viene tinta e poi viene spazzolata e la scarpa più o meno non è proprio finita, viene fuori così. Questa è la scarpa Goodyear, come facevano i nostri vecchi calzolai. Goodyear perché l'aveva inventato un americano, non so se si chiamava Goodyear o gli dette questo nome Goodyear. L'aveva inventato un americano, perché le prime macchine per fare questi lavori venivano dall'America, da USM, United Show Machinery, che era una multinazionale, che faceva tutte queste scarpe, queste macchine per fare queste scarpe. Poi in Italia siamo diventati bravi, forse più questa l'azienda ha chiuso, e facciamo macchine bellissime. Poi molti a Vigevano facevano delle macchine ancora, molti per convenienza sono andati in Cina a costruire. A Capolone è nato questo distretto perché questo signore, ho detto Gustavo Soldini, che faceva il calzolaio, il babbo, e lui col babbo, è andato a Pavia, che lassù era, allora era il centro della calzatura, Vigevano, Pavia, centro della calzatura. Lui, non so se faceva l'attendente, mi sembra faceva l'attendente con un capitano maggiore, non lo so. Quando aveva il tempo libero andava a lavorare in questa fabbrica e lì ha imparato a fare le scarpe tipo industriale. E poi quando è tornato giù ha aperto insieme ai fratelli questo calzaturificio. Prima lavoravano, diciamo, in casa, poi ha sempre allargato perché la fabbrica questa è stata inaugurata nel 58, ma loro sono partiti nel 45 di là dall'Arno, Ponte Gagliano. Perché Capolona è nata col calzaturificio Soldini, bisogna dirlo. Quando io sono entrato c'erano solo quei fabbricati che si vedono qua alla piazza e qualcuno lungo la strada, poi non c'era altro. Tutto il paese, che poi è diventato abbastanza grande, è nato tramite il calzaturificio Soldini, ma non solo Capolona, io penso anche Subiano, perché quando io sono entrato qui, tanta gente di Subiano veniva a lavorare a Capolona. C'era anche l'indotto, dopo è venuto fuori anche l'indotto, gente che si sono messi a cucire le tomaia, o gente che facevano i componenti della scarpa, chi faceva i tacchi, chi faceva i sottopiedi, chi preparava le suole. Siamo nella crisi. No, ora siamo in crisi. Io, quando sono entrato io, c'era tanto lavoro. Mi ricordo che, non qui, ma ad Anghiari, che loro avevano una fabbrica anche là, d'estate prendevano gli studenti lavoratori perché avevano tante commesse, tanto lavoro, e gli studenti andavano lì
e ci rimettiamo i soldi per andare al mare poi, insomma, ecco, per andare in vacanza.